Come dici in inglese cadere a pezzi usando un phrasal verb? Per esempio, la mia giacca è così vecchia che sta cadendo a pezzi. Si può tradurre: My jacket is so old that it's falling apart. To fall vuol dire cadere, è apart, è un avverbio che significa distante da qui. Okay? So to fall apart means cadere a pezzi, distruggersi. Si può usare non solo per gli oggetti, ma anche per le relazioni, o in campo di affari per degli accordi presi che vengono meno. Per esempio, posso dire: Their marriage fell apart when she found out about her husband's affair. Quindi il loro matrimonio è caduto a pezzi, è andato in malora. È andato in pezzi anche quando lei ha scoperto, anche qui c'è un altro phrasal verb, to find out, scoprire, when she found out about her husband's affair. Affair non è un affare, ma è una tresca, una relazione clandestina. Quindi se io dico, she's having an affair with the copy boy, lei ha una tresca con il ragazzo delle fotocopie. Ultimo esempio, questo è un po' più business, un po' più commerciale. The deal fell apart because of a lack of financing. Quindi l'affare è andato in malora a causa di una mancanza di finanziamento, una mancanza di fondi. The deal fell apart because of a lack of financing. Ovviamente, fell apart è il passato è semplice, simple past, irregolare del verbo fall. Fall, fell, fallen. Ovviamente, se non conoscete i paradigmi dei verbi irregolari, difficilmente farete conversazione in inglese o capirete ciò che vi viene detto. Quindi un consiglio da parte mia, imparateli a memoria perché sono un po' come le tabelline. Senza le tabelline è difficile fare la matematica, senza i verbi irregolari e una buona dose di lessico è difficile fare conversazione in inglese, sicuramente. Va bene, I'll see you soon, ok? Bye bye.